Ho sentito Pierina dire cose poco piacevoli sul conto della nuora. Emanuela, appreso ciò, mi chiese di registrare la suocera quando parlava al telefono. Io però non l'ho fatto. Valeria Bartolucci condivide con il marito Luis da Silva l'attenzione dei media dopo la tragica morte di Pierina Paganelli, ex infermiera uccisa con 29 coltellate nei garage del condominio di Rimini il 3 ottobre 2023. La coppia risiede sullo stesso pianerottolo in cui viveva Pierina. Valeria ha riferito di aver sentito la vittima fare commenti spiacevoli sulla nuora Manuela Bianchi, con la quale Pierina si confidava talvolta. Manuela vive anch'essa sullo stesso piano. Dopo la tragedia è emerso che Pierina sospettava che la nuora tradisse suo figlio Giuliano Saponi, ricoverato in ospedale tra maggio e ottobre dell'anno scorso a causa di un incidente in bicicletta, evento che però non è collegato all'omicidio. Perché Manuela ha chiesto a Valeria di registrare i commenti negativi della suocera su di lei? Probabilmente per scoprire se Pierina avesse scoperto l'identità del suo amante segreto, ovvero Luis, marito di Valeria, la quale non era a conoscenza di questa relazione clandestina. Dopo l'omicidio di Pierina, la relazione è diventata di dominio pubblico, attirando l'attenzione dei media e degli inquirenti, che hanno indagato sulla coppia per cercare un possibile movente. Anche il fratello di Manuela, Loris Bianchi, è finito nel mirino delle indagini. Pur abitando a Riccione, era presente nella palazzina in cui è avvenuto il delitto quella sera. Ritorneremo su questo punto più avanti. Manuela si sentiva accerchiata, con il coltello della suocera puntato alla gola, e ha cercato aiuto da Valeria, la moglie del suo amante. Valeria non ha voluto partecipare al gioco. Ha rifiutato di registrare i lamenti di Pierina contro la nuora per mantenere la fiducia della donna anziana. Questa è la versione di Valeria. Manuela non ha ancora risposto. Nel frattempo, secondo le ultime voci, gli investigatori sembrano vicini a chiudere il cerchio. È solo questione di giorni. Cosa accadrà? I coniugi da Silva e i fratelli Bianchi hanno tutti un alibi. Luis sostiene di non essere uscito di casa la sera del 3 ottobre e la moglie ha confermato questa versione. Io ero a letto e lui sul divano, se fosse uscito me ne sarei accorta. Una telecamera di sorveglianza ha catturato l'immagine di una figura scura allontanarsi dalla scena del crimine con atteggiamento sospetto. Inizialmente sospetti sono ricaduti su Luis, ma gli accertamenti lo hanno scagionato. Anche Manuela e Loris erano a casa, almeno così hanno dichiarato. Anche la figlia di Manuela, una ragazza di 16 anni, ha confermato la loro presenza. Durante la serata, i fratelli Bianchi hanno lasciato un sacchetto davanti alla porta di Pierina, contenente alcuni vestiti che la pensionata avrebbe dovuto portare al figlio in ospedale il giorno successivo. Il sacchetto è rimasto appeso alla maniglia della porta per tutta la notte. Ma nessuno ha prestato attenzione, nemmeno Manuela quando è uscita di casa presto la mattina del 4 ottobre. Questo non è l'unico dettaglio insolito. La sera del 3 ottobre Manuela ha scattato 6 foto a suo fratello con il cellulare. Nelle immagini, che ha poi inviato a lui, si vede Loris sdraiato sul pavimento con le gambe divaricate e le braccia aperte, una posizione simile a quella in cui è stata trovata morta Pierina. Le foto sono emerse durante le indagini e i diretti interessati le hanno giustificate dicendo «stavamo giocando con il cane». Davvero le indagini condotte fino ad ora possono portare ad una risoluzione? Quale sarà la prossima mossa della procura? Gli oggetti sequestrati ai 4 sospettati non hanno prodotto indizi significativi e lo stesso vale per i loro telefoni. I 4 puntano il dito contro un presunto quinto uomo. Una figura che potrebbe aver avuto un conflitto significativo con Pierina. L'estrema violenza del crimine, con quasi 30 pugnalate, suggerisce un odio profondo e personale. Chi poteva nutrire un tale rancore nei confronti di Pierina?